Eccoci alla seconda puntata di questa rubrica, una lista di perché. In quale occasione ci capita di fare una lista? Perché molto impegnato o smemorato, c'è bisogno di una lista per ricordare tutte le cose da fare. C'è la lista della spesa, la playlist musicale, la fila di libri che devo ancora leggere. E almeno una volta vi sarà capitato di fare una lista di pregi e di difetti, che sia di un prodotto, di qualcuno o di noi stessi. I libri di cui vi parlo oggi mi viene da dire che si srotolano un po' come un gomitolo. È un libro scritto nel 1996 dallo scrittore norvegese Erlend Loe. La domanda principale di questo libro potrebbe essere: perché non sono felice? Ok, prima o poi può capitare a tutti di andare un po' in crisi esistenziale e di trovarsi all'improvviso in una selva oscura. Ma forse sto sbagliando libro. Torniamo un attimo sulla retta via. Al protagonista di Naive Super questa cosa succede il giorno del suo 25esimo compleanno. Sconfitto a croquet dal fratello, di colpo si rende conto che niente più quadra. E così abbandona l'università, il suo lavoro saltuario al giornale, vende tutte le sue cose, tranne la bicicletta, e comincia a fare elenchi di tutto per provare a ritrovare il contatto con se stesso. Chi non si è mai rivoltato almeno in un muto dialogo con se stesso contro l'obbligo di entrare a far parte del mondo degli adulti? Con grande ironia, l'autore ci dice che forse a volte si dovrebbe davvero provare a ricominciare da capo, ognuno a modo suo. Un'ultima domanda su questo libro: cosa ne pensate della copertina? È un libro che in biblioteca trovate nella sezione Young Adult. Il racconto è una risposta di 360 pagine a una domanda implicita. La risposta è fatta, come ci dice il sottotitolo, attraverso un inventario. Inventario di cosa? Di tutti gli oggetti che sono stati un pezzo d'amore. È una bella giornata, ci dice la protagonista. C'è il sole e il resto. Il tipo di giornata che ti fa pensare che va tutto bene. La giornata sbagliata proprio per questo. Sbagliata per noi che siamo stati insieme quando pioveva sempre. Ma adesso il cielo è limpido e mi è tutto chiaro. Ti dico perché ci siamo lasciati. È così che l'inventario comincia a srotolarsi mentre la protagonista ripone ad uno in una scatola tutti gli oggetti che hanno rappresentato un momento importante della sua storia d'amore. L'autrice è una giovanissima scrittrice e illustratrice inglese che in questi due brevi testi si è occupata di tradurre parole e modi di dire di tutto il mondo, quelle parole e quelle frasi intraducibili. Come spiegare l'intraducibile? L'autrice riflette sul nostro mondo definendolo ad alto grado di connessione. Abbiamo moltissimi modi per esprimerci, raccontare agli altri come ci sentiamo e spiegare l'importanza o la banalità delle nostre giornate. La velocità dei nostri scambi, però, non elimina le incomprensioni. Anzi, troppo spesso emozioni e intenzioni vengono fraintese. Vediamo un po' che parole troviamo in questo libro. Parole che potrebbero rispondere a domande che non sapevate di voler porre. Misura la quantità d'acqua che si può tenere in una mano. È il senso di aspettativa che ti spinge a uscire ripetutamente per vedere se qualcuno sta arrivando. Descrive la sensazione dolce e amara di quando ci si disinnamora. Definisce un libro comprato e mai letto, di solito impilato con altri libri mai letti. Chi ha mai visto il pavone ballare nella giungla? Questa espressione, in hindi, si chiede se qualcosa abbia valore quando non c'è nessuno a testimoniarlo, se qualcosa come un pavone ballerino debba essere di pubblico dominio per essere acclamato o riconosciuto.